Amos, buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Automobilista 2. Avete visto una prova generale nello scorso appuntamento, qualche settimana fa, e oggi invece vi voglio portare una gara vera e propria con i miei amici Lunadix e Mats, che sicuramente conoscerete. Comunque vi lascio il loro canale in descrizione. Il problema è che il buon Mats, che ha creato la lobby, una lobby in un posto spettacolare, Spa 93 con delle vetture 2001 V10 clamorose, ha deciso di farci correre di notte. E come potete capire, le condizioni non sono ottime, perché non ci sono dei lampioni ai lati del tracciato, del bellissimo tracciato del 93, soprattutto nel rettilineo del Camman. Non so cosa ne pensate voi, ma forse le condizioni sono peggiori di Spa 2021. Buio, buio. Fatelo guidare con un braccio solo, amo. Aspetta, aspetta. Cazzo, devo andare. Ok. Diciamo che era un pochino difficile, forse impossibile, correre in questo modo. Quindi si è ricreata la lobby e fortunatamente eravamo un bel po' di persone, un bel plotone di piloti. Un 13-14 persone non è del tutto facile trovare così tanta gente su Automobilista 2. E volevamo goderci questa esperienza. Come sapete, io ragazzi ho la vena competitiva, quindi era la mia prima gara. E sapete il ratio, no? Una gara, una vittoria, era veramente quello che volevo. E dunque mi sono messo a spingere tantissimo nel mio giro di qualifica, conoscendo meglio Spa del 93, che ricordo benissimo avesse, diciamo, una Puon leggermente diversa, ma soprattutto l'ex bus stop, che adesso è totalmente differente. E dunque mi sono fiondato. I cordoli, la fisica erano qualcosa per me di nuovo, quindi volevo assolutamente sperimentarlo. E ho avuto una grandissima lotta con un ragazzo che si chiama Tomé, che saluto. Vi auguro una buonissima visione, perché adesso vi lascio all'Amos del passato, che commentava il presente, il suo presente. Purtroppo non è andata bene, lo stavo quasi perdendo a Puon, altrimenti potevo avvicinarmi un pochino nelle zone un po' più alte. Hai visto pure l'avvocato? Certo, c'è stato l'avvocato. Porca miseria, quanti errori. Attenzione, Tomé, sbertucciamo. Sì, ce la fa, ce la fa. Chi è Tomé? Adesso è la... è un po' come chiedere chi è Batman, perché non... Vabbè raga, in realtà io sono Tomé. Uno di questi cose di Black. Non so riuscire a fare un giro. Dai, comunque dopo si parte alla gara, quindi non... dovrebbe essere ok. Vai a fare la bus stop come non mai. Bello la, cioè, rivedere pure le cose del passato. Madonna! Così, tramite me. Non solo questo, ma anche assetto corsa con le mod giuste. Madonna, ma Domenico, quanto vai sul dritto? 8 decimi nel primo settore, Domenico. Calmi, stare buoni. Questo è partito. Aiuto, mi confio da casini già. Attenzione, vedo dei rampolamenti a catena della Salerno e Gio Calabria. Tutto regolare. Si aspettavano la sorsa un po' più avanti. Sì, diciamo che è stata trovata una curva che non c'era prima. Madonna mia. Non so chi ho schivato, ma... Ok, se adesso c'erano i danni, io adesso stavo a girare con Ciao invece che con la Formula 1 praticamente. Ma dove che mica è stato di vittima? No, qualcuno l'ho schivato, poi uno mi ha tamponato un po' da dietro, però insomma diciamo che... Non ci sono i danni comunque, quindi... Sì, meno male. Meno male. Vedo uno saltato in aria. Sì, io pure, vedo auto volare. No, stavo andando male a Puon. Mamma. Che ancora... Vedo che ancora c'è un po' di sovrasterzo Barbino. Metto te che c'è sopra. Stando dietro veramente... è un casino.
Quando dietro una vettura è un casino. Ma però sono quarto, guarda, lei dove è sito? Io sono sesto, credo. Ma come credo? No, perché sto davanti a settimo, settimo. È Tony Grip che stavo cercando di uccidere. E adesso provo, vedo fra Yamuse. Oddio. Ok. Fatto da solo, direi. Marca miseria! Mamma mia, lo rusi dietro! Una sequenza, porca miseria, purtroppo la mia live sta andando una sozzeria. Però avevo eliminato la preview. Non so come ho fatto a schivarlo comunque, raga. Oh! Come? Madonna. Ok, cerchiamo di fare un giro pulito. Meno uno di tutta la gara. Oddio, Coulthard Schumacher? No, ok. Senza la pioggia poi, quindi. Ocean Ride, one and wasted, grazie. Oh, no, sbinnata. Attenzione, non mi uccidere, no. Tengo famiglia. Cioè, per non uccidermi, mi sono fatto sbertucciare overtake. Io ho perso un sacco, mannaggia. Voglio arrivare a pulire, aspettatemi. No, i danni non ci sono, ragazzi, sennò da mo' che vi stavo a guardare ai diretti di Amos. Ragazzi, ci provo però mentre... Oh, no, no! Madonna, dove sono andato? La guida è un po' difficile. Vi saluta Wasted, The Wasted Driver. Tutti quanti. Ciao Wasted. Ah, io ti devo andare a prendere, Dume. Ti vengo a prendere, non mi frega niente. Vieni qua. Raga, ma è continuo gli FPS che calano sulla mia diretta oppure solamente una volta ogni tanto? Cosa usi, Streamlabs o Streamlabs OBS? Streamlabs, no, OBS Studio, scusami. Ok. Ma no, forse è il mio PC che è pezzente. Ah. Ciao Mr. Checco. Ti ho ripreso, Dome. Peccato perché sono quinto, porca miseria, non mi voglio fermare a fixare la live. Purtroppo sempre, mannaggia la miseria. Però ingegnere, se sei ferma io la raggiungo così poi... Allora, mi fermo prima di buon, scusatemi, il parcheggio. Oh, eppure io ho levato sta cacchio di cose. Oh, si è fermato davvero. Mi sono fermato così. Si è fermato davvero. Allora, ok, mo è il turno di Fraiamo. Fraiamo, fermati. Allora, adesso ho levato lo stream aperto tutto. Spero che sia abbastanza, perché altrimenti sono disperato. Allora, se riparte io l'aspetto. Ok, adesso però devo ripartire la macchina. Oddio, si è messo un giro prima. Ok. Speriamo che adesso vada meglio. Non sono nemmeno ultimo, quindi... Ok, tanto non è morto. Ma perché mi muoiono sempre davanti in questo modo? Vedete se va meglio. Porca miseria, no. Mamma mia, mamma. Sono salvo. Ero morto a Rouge. E non è bello. Ok, meglio, meno male. Allora era perché tenevo il client di Steam aperto. Per farti capire come va alla canna del gas sto computer. Madonna. Ah, come facevi con il campionato Endurance? Non lo so, cioè... Forse consuma di meno, CC. Sì. Sono risbertucciato, questo non lo posso accettare.
un'altra Minardi, guarda. Da Tarso Marquez, no, non va bene questa cosa. Oh, Alex Young. Oh, grazie, Avi, ma grazie mille. No, no, ti fermi. Che lo scudo detto tozzato. Ah, no, non tozzato. Ah, beh, allora, ha fatto la vinta. Meglio, ma non fluido. Sarola se va, oh. Ma io c'ho un i5. Questo computer l'ho preso prima che... No, in realtà già stavo facendo content su YouTube, però non... Non facevo streaming. Madonna, che callo che fa qua dentro. Io c'ho il ventilatore tattico, la buca. Anche io dietro. Anche io da dietro. Sempre, tutto l'anno. Ogni grip almeno lo voglio sorpassare. Vabbè, allora, tu siamo a metà gara, cioè. Grazie Gianpaolo. Grazie Gianpaolo per l'abbonamento, benvenuto caro. Sì, ma io non vedo nessuno qui, quindi quanto sei lontano? E almeno duelliamo un pochetto. Ma lo vedi in alto a sinistra, Luna? Decimo. Ah, sta scritto lì in alto a sinistra, ok. Sì, sei lontano, porca. Sbrighati, ingegnere. ma io mi sono fermato. lei si è fermata a Quon, no, non si è fermata a Quon. Ma l'aspetto a Quon, eh? Vabbè, devo pure sorpassare ogni grip, una cosa alla volta, Cioè, io poi per non uccidere gli altri, faccio passare le persone. A Quon c'è proprio gente che si ferma davvero. Tanta gente. Grazie, Dust for Life. Poi io sto parcheggiando davvero a Quon, eh? Vabbè, sì, perché poi c'è pure una bella vista, va. Ma hai lasciato prenotato? Io nel track walk a Puon, nel track walk a Spa l'anno scorso, ho beccato un portafoglio di un asiatico. Poi gliel'ho dato. Senza soldi, però. No, eri andato benissimo, ma se poi hai ridato, però no. Senza soldi, senza soldi. Il portafoglio asiatico me l'ho tenuto. No, così mi è una notizia. Questa è la versione di Twitch. Ah, ok. Questa versione ufficiale, poi c'è quella Paramigos in cui sei andato a giocare malloppo. Ingegnere, si sbrighi che io sto accendendo Netflix qui. Sì, no, sto qua. Sto buono adesso. Madonna santa, oh. Dome, mi stai spingendo tanto, eh. Ma allora perché devi battagliare con me? C'è 13 altri cristiani in cui battagliare, boga. Ho capito, ingegnere, lei alla carriera F1 non c'è battaglio mai che sto a Barichello, almeno qui mi faccia un duelletto con lei, no? Ma io dietro c'ho fatto i grip però. No, poi dietro i grip ci sono io. Ma lei non è che si doveva portare i rinforzi però, ingegnere, la vieni da solo. Boga, cioè, sembra chiedere cose. Sacco del Navarro. Detto i grip che se vedi si è messo paura e ha rallentato lui. Mamma mia. Oh. Mamma mia. Devo aspettare adesso io a lei e va. Vada. Beati, grazie per la sottoscrizione. Una gara d'attesa. Vediamo che se con una Minardi riesco a superare la Williams dell'avvocato. Ma la Williams qui era studiata, eh. Dome, fai qualche errore, cazzo, per favore. È buona, vabbè Gesù. La guida è molto buona. Sì, dovrebbe si può salvare replay? Sì. Madonna. Avvocato, che devo fare? La devo aspettare? Guarda. Si è barichellizzato, non ci ho messo niente a barichellizzarsi, è bastata la mia presenza. Ma mi sembra che c'è una roba bugata, ma che ne so. L'unico senza danni che ha danni. Esatto. Infatti questa è una cosa bruttissima perché ha tolto i danni, non c'ho più scuse. Che cazzo ne sapeva uno se avevo bucato, invece niente, mo. Oh, stavo perdendo.
No, adesso l'ho persa. Perché l'usura delle gomme ci sta, eh. È anticipi sfortunati eventi, però. Ah, l'usura delle gomme, vedi? Allora a me mi sono usurata una gomma sola. Ma ti vedi in basso a destra? Sì, ma sono tutte verdi, però non mi faccio... Oddio, oddio, oddio! Ma perché cos'è fatta, avvocato? È un omicidio in diretta! L'ho ucciso io? Sì, sì, avvocato! Scusa. Povero Tony Grip, voleva solamente campare felice. Si è pure elevato dalla parte. Ah, l'ha messo fuori il gioco subito. Tony, scusa. Giuro che non era. Non era volontario. Avvocato espulso proprio da qualsiasi forma di motorsport. Ma è grave? Sono dallo specchietto della Formula 1 che chiedo. Yeah, mamma mia quanto vado me! Mancano solo le zanzare, mi dicono dalla chat. Mamma mia, difatti sto schiattando. Mi mancano davvero solo le zanzare. Comunque Tony, che è una personcina a moto, mi dice non si preoccupi, avvocato, capita. Dentro, 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 via, 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 via. Attenzione. Ho visto una mossa. Mossa alla Marisa. Come la zia, diciamo. Mettiamo in giro questa voce che tu sei il nipote di Marisa Laurito. Ma magari è vero, non ho mai verificato davvero. Ma dove va quello? Ma non si taglia in quel modo, no! Mi scusi. Ma scusa, non ci sono i tagli, dovrebbero esserci i tagli. Sì, 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 sì. Però ho visto dopo quattro avvertimenti, come assetto coso competizione. Allora, io con Domi ho avuto un bruttissimo incidente prima quando ero in lotta. E ora mi prendo tutto quello che è nostro. Allora, un incarciovato. È una V10, Formula 1 V10. 2001. Ma di chi è? Che motore ha? È generico, quindi non è che tipo c'ha. Secondo me è ispirata alla Williams BMW. Ok. Ma sentire il sound, sai. Sì. Sarà generico, ma secondo me l'ingegnere si è montato un motore che cammina del più, vedo che fa troppo. Sarà in generico. Non ci ha passato tutte le mod, c'ha un link segreto. Vai. Quanto manca? Tipo un altro paio di giri. Yes! Occhio che l'attacco qui è ingegnere. È più simulativo di Diego di Formula 1. Ma è divertente, sai? È divertente. È un Project Cars riuscito veramente bene, secondo me. Sì, sì, il motore è lo stesso di Project Cars 2. Però ci hanno fatto comunque delle migliorie. Sì, sì. L'ultimo giro, ingegnere? Allora, forse per noi sì. Non mi ricordo se mi hanno doppiato. Ah, se mi hanno doppiato mentre stavo parcheggiato. Non lo so, non credo. Ah, ok, allora forse dobbiamo fare altro. No, questo strazio dovrà continuare. Adesso mi sento ancora più in colpa perché tu hai bello, bello. Stava cercando di farci passare. Dice due là, io l'ho ucciso. Perché lei è senza pietà, avvocato. Non ve ne guarda in faccia a nessuno. E poi giustamente si è fatto sorpassare come un allocco la bus stop. Hai visto degli scagnozzi di Mazz? Ha detto no, non penso che ti farò passare e vivere. Tanto paventato. E beh, mica te lo dico, sennò se te lo dico poi dopo tu lo sai. Tu mai finito, Amos? Sì, sì. Credo che era completata. E devo aspettare perché adesso ho cominciato il giro. Ecco, io. Chiedo scudo,